Salve a tutti e benvenuti in un altro episodio di Storie del Mondo GIS. Oggi parleremo della differenza tra CAD, GIS e BIM, che sono tre, diciamo, parole molto diffuse nel mio ambiente e stanno a indicare tre ben specifiche tecnologie che allo stato dell'arte sono integrate. Cominciamo con il CAD, che è probabilmente la tecnologia più tradizionale, non vuol dire meno utilizzata. Per CAD significa Computer Aided Design, ovvero progettazione assistita dal computer. La particolarità dei sistemi CAD è quella di considerare la geometria in modo semantico, cioè le linee sono linee, i punti sono dei punti, i poligoni sono dei poligoni, nel senso che non hanno valori intrinseci, quindi sono rappresentati sì in livelli, ma solamente dal punto di vista geometrico. Questo comporta una grande facilità e quindi una buona versatilità nell'impiego degli strumenti, perché non è necessario costruire sovrastrutture, ma basta semplicemente disegnare. Tuttavia rimane il problema della semantica, appunto, che non si sa cosa significano le varie linee. I prodotti CAD sono utilizzati in moltissimi ambienti e soprattutto nell'ambito ingegneristico. Da considerare che ci sono state parecchie evoluzioni in questo mondo, e adesso i prodotti CAD in realtà si sono evoluti in strumenti che vanno ben oltre alla progettazione grafica, quindi hanno strumenti che consentono di valutare la staticità degli elementi, le forze in gioco, soprattutto quelli legati alle componenti di struttura e meccanica. Esistono appunto altri strumenti, non cito prodotti commerciali, che proprio servono a costruire dei modelli anche tridimensionali che poi vengono passati a macchine, generalmente delle CNC, che costruiscono proprio il pezzo che è stato progettato al computer. Per ovviare, diciamo, all'aspetto della semantica, possiamo introdurre un'altra tecnologia, che è quella che chiamiamo comunemente GIS, ovvero sistemi informativi geografici. E la caratteristica di questi sistemi è quella di avere una modellazione strutturata degli elementi, nel senso che nei sistemi GIS generalmente io non vado a disegnare una linea fine a se stessa o comunque un qualcosa nello spazio. Vado a posizionare un elemento nello spazio attribuendogli un significato. Per esempio, io posso prendere un set di punti. Nel CAD questi punti sarebbero semplicemente dei punti ed è proprio la vestizione a darne il significato, ovvero di che colore li faccio, con che simboli li rappresento. Mentre nel GIS questa cosa non succede, i punti non sono punti fine a se stesso, sono punti classificati secondo un modello. Per esempio, potrei avere il livello degli alberi, che è rappresentato magari visivamente da dei punti verdi, tuttavia non è necessariamente il punto verde che mi rappresenta l'albero, perché questo è stato modellato costruendo un modello dati, appunto, scusate il gioco di parole, che va a definire come è fatto il record, cioè la tupla contenente le informazioni. Per tupla si intende un insieme di campi strutturato in una certa maniera, e questo set di informazioni viene classificato secondo una cosiddetta classe, che è composta da varie istanze. Quindi abbiamo un elemento prototipale che definisce come è fatto il record dell'albero. Per esempio, potrei indicarne l'altezza,
la tipologia, quindi di che tipo di pianta si tratta, quando è stato piantato e quando magari è stata fatta l'ultima potatura, l'ultima verifica di solidità della, diciamo, delle radici. A questo viene collegato, a questo record viene collegata una geometria. Può essere di vari tipi, nel caso dell'albero sarà puntuale, ovvero dov'è nello spazio. Un altro elemento che caratterizza la differenza tra GIS e CAD è spesso il sistema di riferimento, che nel CAD generalmente è locale, mentre nel GIS le coordinate sono espresse secondo un sistema di riferimento che può essere quello impostato all'utente, tra cui anche quello locale. Quindi la differenza principale tra CAD e GIS è nella struttura del dato. Mentre nel CAD tutto è, diciamo, libero e definito dalla vestizione, in realtà se vogliamo essere proprio, diciamo, considerare alcune peculiarità, esistono degli strumenti chiamati blocchi ai quali è possibile dare degli attributi, quindi avere più istanze dello stesso blocco con valori diversi. Ma è una specificità aggiuntiva, diciamo, è un'evoluzione, mentre nel GIS, il GIS nasce con il concetto di modello al quale aggiungere informazioni, diciamo modello di base con il quale sono raccolte informazioni, e ogni record è un'istanza, cioè è una precisa struttura dati definita all'interno di questo modello. Quindi non è possibile aggiungere un qualcosa al volo, è necessario per esempio modificare il modello dati e tutte le istanze di quella tipologia, tipo di quella classe, vengono alimentate con questo nuovo attributo, con questa rimozione di un attributo. Questo consente di strutturare i dati in maniera ben definita e quindi di creare una sorta di database, che poi sia uno shapefile o un database PostGIS, questo poco cambia perché la struttura del dato è la medesima, cioè la logica dietro la struttura del dato più che la struttura stessa. Esiste poi una nuova gamma di strumenti, in realtà che non proprio di strumenti ma di modalità con cui vengono definite gli strumenti, che è il BIM. Che cos'è il BIM? Il BIM sta, la sigla sta per Building Information Model, ed è una serie di tecniche, di tecnologie che consente di definire in modo semantico la modellazione di edifici, ovviamente intesa un po' in senso lato, nel senso non solo edifici ma anche cose più ampie, ad esempio parchi, diciamo elementi di progettazione urbani in linea di massima. Cosa comporta l'introduzione di questa tecnologia? Di avere una normazione su come sono fatte le cose, ovvero una struttura dati semantica che all'interno della quale poter posizionare sia elementi GIS che elementi CAD. Quindi avrò per esempio che un certo edificio sarà composto da una serie di piani, per esempio, ognuno dei quali avrà delle stanze, e le stanze saranno definite secondo una serie di attributi, tra cui anche il disegno tecnico. Quindi non è più una modellazione basata sul, tra virgolette, disegno, ma è una modellazione basata sulla semantica, e a questa semantica viene collegata anche la parte geometrica tramite disegno. Questo è un cambiamento rivoluzionario, soprattutto per il fatto che se noi pensiamo a una modellazione standard, questa comporta che tutto il patrimonio di progettazione può essere trasferito secondo questo standard da magari lo studio di progettazione all'ente pubblico, e può essere usufruito da altre entità per fare analisi. Pensate per esempio all'importanza di sapere come è fatto un certo edificio quando devo lavorare nel campo delle emergenze. Se io so che l'edificio è fatto in un certo modo, posso interrogarlo con degli strumenti automatici, perché il modello con cui è stato definito quell'edificio è standard, per esempio l'IFC o un altro che si potrebbe utilizzare, ad esempio CDGML
in questo momento si è in valutazione in preparazione della terza versione dello standard, e attraverso interrogazioni a questa specifica struttura dati io posso andare a fare delle analisi puntuali. Quindi per esempio posso andare a sapere dove devo intervenire per primo, quali sono le aree più critiche, quali sono i materiali impiegati in certe aree, quindi avere la priorità, sapere i tempi di combustione ad esempio durante un incendio. È una cosa molto importante perché questo mi permette di avere un forte scambio di informazioni e soprattutto un riutilizzo delle informazioni, perché la cosa più importante in ambito, diciamo, ingegneristico in generale, è che il dato non basta produrlo, va mantenuto. E se io non ho uno strumento che mi consenta di far evolvere il dato nel tempo, avrò sempre bisogno di dover ricostruire periodicamente la mia base dati, ma con costi e fondamentalmente spreco di risorse in maniera molto, diciamo, molto stupida, perché diciamo, se non ci sono alternative è comprensibile fare questa cosa, ma se io per esempio considero un geodatabase e non lo mantengo per 15 anni, dopo è ovvio che faccio prima a restituirlo nuovamente che andare ad aggiornare le feature che ci sono all'interno. Ma se io periodicamente, magari ogni volta che vado a introdurre un cambiamento nel territorio, aggiorno, non ho più questo problema, e quindi lo strumento del BIM va a collimare queste esigenze su uno standard che permetta di scambiare queste informazioni. BIM e GIS sono due strumenti che devono collaborare insieme, mentre diciamo che tutta la parte di CAD potrà, e sicuramente visto l'evoluzione dei software, confluirà all'interno del BIM. BIM e GIS dovranno coesistere, collaborare e integrarsi. Infatti non per niente Esri e Autodesk hanno istituito una partnership per far convergere i due mondi, perché ci ricordiamo un altro aspetto che non ho citato prima, è che il GIS lavora a scale molto grandi, mentre il BIM a scale piccole. Quindi la trattazione del territorio, il trattamento del territorio, la gestione del territorio stesso viene fatta con strumenti GIS, ma l'elaborazione delle informazioni legate al singolo edificio, quindi la progettazione, va fatta col BIM. Non per niente in Germania, in Olanda, è obbligatorio consegnare i progetti in formato AFC, perché è uno standard per prima cosa, e secondo è uno strumento che posso integrare all'interno di altri sistemi, e quindi posso consentire l'accesso all'informazione a tanti uffici contemporaneamente, e soprattutto anche a entità esterne che dovessero averne bisogno, le forze dell'ordine e così via. Quindi diciamo che questa breve trattazione vuole darvi un po' una panoramica di quelle che sono le differenze tra CAD, GIS e BIM. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande lasciatemi pure un commento, mi raccomando mettete like e alla prossima.